360 cavalli a causa della 180 sono impossibili. Bro, la tua auto è stata sturata. È ovvio che hai fatto quei risultati, hai fatto un rodaggio di... Devi avere molti più cavalli, Edo, c'è qualcosa che non va. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che ho ricevuto sotto il primo episodio della serie delle modifiche alla mia Audi RS3. Ed avete ragione, 362 cavalli bancati ad auto originale con la casa madre che ne dichiara 400 è un qualcosa di inammissibile. Come sapete però, negli scorsi mesi abbiamo fatto un bel po' di modifiche alla mia Audi, quindi la domanda sorge spontanea: i cavalli di quanto sono aumentati? Ma soprattutto, come facciamo a farli diventare ancora di più? Per capire questa cosa ho quindi portato la mia auto sul banco prova, che è sicuramente il primo step che dobbiamo fare per capire appunto quanti cavalli abbiamo adesso. A differenza della prima volta, come probabilmente avrete visto, montiamo un'aspirazione Venturi, un intercooler Airtech ed un cutback Capristo. Soprattutto due differenze enormi che ci sono dalla prima bancata che abbiamo fatto è che in questo momento ho la 180, o meglio spero che il benzinaio mi abbia veramente messo quella, e soprattutto la macchina ha più o meno 5400 km. Lo so che vi sembrano pochissimi, effettivamente sono pochi, ma non le utilizzo come daily, ma è un dato molto importante perché ho visto tante bancate di RS3 8Y e diciamo che più si sale con i chilometri più si slegano, quindi sicuramente è nettamente meglio rispetto a prima. Spero che i numeri siano d'accordo con me. Specifico l'ultimissima cosa per i più attenti: se vedete che il banco prova è diverso rispetto alla prima bancata è perché l'intercooler che ho montato ha praticamente il buco disallineato del gancio traino e purtroppo nel banco che utilizzavamo prima non possiamo legare la macchina e quindi ovviamente è impossibile lanciare. Di conseguenza siamo qui, per fortuna riusciamo a legarla per bene. Molto bene, ma adesso basta chiacchiere, banchiamo il bolide e vediamo quanti cavalli riusciamo a tirare fuori. Raga, sono agitatissimo. Ho veramente una paura incredibile. Sono veramente sollevato, perché a macchina con la 180 finalmente e tutte le cose che vi ho fatto vedere prima abbiamo 414 cavalli e 527 Nm di coppia. Alla faccia degli haters che dicevano che avevo sturato la macchina ancora prima di averla comprata. Questa cosa mi rende tranquillo perché Venturi dichiara più o meno 15 cavalli, la macchina originale dovrebbe avere 400, quindi quei 14 in più mi fanno super piacere. Detto questo, sono curiosissimo di vedere fin dove riusciamo ad arrivare, quindi andiamo subito in officina e facciamo avvenire la magia. Ovviamente anche per questa avventura devo ringraziare BRS Motorsport, trovate tutte le loro info qui sotto nella descrizione. Quindi che cosa facciamo oggi? Nel primo episodio della serie, nel quale abbiamo iniziato a montare tutta una serie di bei componenti la mia macchinina, vi ho detto che purtroppo quest'auto è così nuova che la centralina è bloccata e di conseguenza non si può mappare. Praticamente abbiamo fatto un'elaborazione stage 2 e l'unica cosa che manca è proprio sta benedetta mappatura. Ma siamo nel 2023, c'è una soluzione a tutto. E in particolare quindi andremo a montare un modulo aggiuntivo di Power King Chip Tuning. Modulo aggiuntivo che è veramente una grandissima figata, adesso vi spiego il motivo. Lui è il prodotto e come vedete è veramente semplicissimo, e la cosa in assoluto più comoda è che è facilissimo da installare, tra poco ve lo faccio vedere, e soprattutto non invalida la garanzia. Questo perché la centralina originale della macchina rimane lei, non viene modificata in nessun modo e di conseguenza non è possibile sostanzialmente rilevare che noi le stiamo dando un aiutino. In particolare la centralina originale della nostra macchina è un po' paragonabile al cervello di quest'ultima. Facciamo un esempio banale: Edoardo in città, bello tranquillo, in un certo momento deve superare un ciclista, quindi accelera un po' di più. La centralina legge dei sensori della macchina, rielabora e capisce che per far andare di più la macchina, ad esempio, deve far andare il turbo al 50% della sua potenzialità. Sono numeri a caso, raga, giusto per farvi capire. Quindi fa questa cosa e noi sorpassiamo il ciclista. Con quest'ultimo noi stiamo facendo avvenire un trucchetto, perché ci mettiamo nel mezzo tra i sensori e la centralina originale della macchina. Così quando Edoardo deve superare il ciclista, non è più la centralina originale a ricevere quel segnale e a prendere un'azione di conseguenza, ma il responsabile diventa lei. Quindi accelero per superare la persona in bici, la centralina di Power King legge che io voglio andare più veloce e al posto che far andare la macchina con il 50% della potenzialità del turbo la fa andare, per dire, al 60. La centralina non si fa domande, legge quel segnale e fa andare la macchina così, e così facendo noi abbiamo ingannato tutto il sistema e siamo andati decisamente più veloci. All'interno della confezione ovviamente abbiamo il nostro manuale di istruzioni, il nostro modulino e qualche cablaggio super easy. Step numero 1: capire dove posizionare la centralina. Nel nostro caso la posizioneremo qui dentro con il biadesivo. Ora Gianluca va a staccare il sensore del turbo, al quale attacchiamo il cablaggio del modulo aggiuntivo. Così facendo quel sensore della macchina comunica con il nostro modulo, e adesso abbiamo attaccato gli altri due connettori che ci servono per far comunicare il modulo alla nostra centralina. E a questo punto andiamo ad attaccare il cavo principale al modulino.
Fatto raga, montaggio completato. E adesso il funzionamento è super comodo, perché io vado ad aprire la loro applicazione, mi connetto semplicemente al modulo aggiuntivo. In questo caso il mio modulo va ad interagire sul turbo e posso semplicemente andare a scegliere quanto più forte vogliamo andare. In questo caso il livello massimo è 8. Ho appena fatto anche un mini test per verificare che sia tutto ok ed è tutto perfetto. Volendo, in caso di necessità, vado a cliccare su Ori e diventa sostanzialmente originale, e quindi l'effetto del modulo viene annullato. Super comodo dall'app, veramente. Bene, quindi modulo installato, e adesso l'ultima cosa che ci rimane da fare è mettere la macchina sul banco prova e scoprire quanti cavalli abbiamo tirato fuori solo grazie a lui. Signori, ero veramente molto molto agitato, ma devo dire che il risultato parla da sé. Bro, ma ti sei iscritto al canale? Più del 50% della gente che guarda i miei video non è iscritta. Non vorrei mica spoilerarti il risultato senza far parte della mia famiglia. Pensaci, bro. Abbiamo 463 cavalli ed una differenza di coppia, perché siamo a 570, quindi in teoria 70 Nm in più rispetto al dichiarato. Ah, di qua addirittura un po' di più, molto bene. Qui, come potete vedere, abbiamo i grafici del prima e del dopo, e solo grazie al modulo abbiamo tirato su 50 cavalli tranquilli, bancati. È pazzesco che abbiamo ottenuto questo risultato letteralmente scambiando un cavo originale la macchina e attaccandola al modulino, come vi ho fatto vedere. Questa cosa qua è veramente una grandissima figata, e soprattutto per noi possessori di RS3 8Y è l'unico modo che si ha per salire parecchio di cavalli, come avete visto, senza dover aspettare magari anni quando si avrà la possibilità di mettere mano sulla centralina originale. Cosa ne dici? È andata bene, dai, meglio del previsto. Molto bene, grandissima figata. Raga, ve lo giuro, sono super felice, ma sono curiosissimo di sapere che cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. Bravi ragazzi di Power King. Bene, sono passati un po' di giorni dal montaggio e vi devo dire, raga, che sono super felice, la macchina va da paura. Ma penso che sia sprecato farvelo vedere in questo video, quindi penso che ne farò uno dedicato, magari con mia mamma, fatemelo sapere con un commentino, dove gliela facciamo un po' fare sotto e dove sicuramente riuscirò ad evidenziarvi tutte le vere caratteristiche anche nella guida. In questo momento sono appena ritornato da BRS e tra l'altro, come vedete, ho il Q2 di mia mamma con una leggera modifica, perché abbiamo fatto uno scarico interno. No, in realtà semplicemente sono venuto a ritirare lo scarico originale della mia RS, che non ci stava nella mia macchina, e ho una bellissima notizia da darvi. Perché nonostante questo video non sia sponsorizzato, abbiamo pensato di farvi un grande regalino, perché nel caso in cui foste interessati anche voi a montare un modulo aggiuntivo di Power King Chip Tuning, potete contattare direttamente BRS Motorsport tramite il link qui sotto nella descrizione ed avrete un 10% di sconto tramite questo codice. È una promo che faremo durare per poco, quindi se siete interessati mi raccomando affrettatevi. Le macchine compatibili sono tantissime, tutti i tipi di motori, quindi anche se volete chiedere una banalissima informazione trovate appunto le informazioni qui sotto nella descrizione. Ovviamente trovate anche tutti i vari social di BRS e di Power King, quindi vi invito a seguirli. E soprattutto, raga, vi invito ad iscrivervi al canale, e più del 50% della gente che guarda i miei video non è iscritta. Pazzesco. Quindi ragazzi, adesso la palla sta a voi. Mi raccomando, scrivetemi con un commentino qui sotto come farla fare sotto a mia mamma, e sicuramente organizzerò un bel video in cui sperimentiamo la centralina. Fate i bravi, raga.